la famiglia Marzotto di Valdagno non è più proprietaria dell'industria Marzotto dopo 190 anni. Lo storico gruppo Tessile Internazionale, fondato nel 1836, non è infatti da oggi più controllato dalla famiglia allargata di ricchi imprenditori valdagnesi. Manifattura Internazionale, cassaforte del gruppo, è passata per l'80% nelle mani dell'ingegner Antonio Fabrin, ex dirigente, oggi 86enne, del gruppo valdagnese. Oggi sono state aperte le buste, quello che per 59 anni è stato il dirigente principale del gruppo si è aggiudicato per il 31,1 milioni di euro l'80% delle azioni della società necessarie per guidare l'azienda di Valdagno. A dare per primo la notizia dell'operazione avvenuta nello studio del notaio Marchetti di Milano è stato il quotidiano L'Identità. Manifattura Italiana, che fa capo ai figli di Andrea Donà delle Rose, aveva presentato un'offerta con una forchetta tra i 22 e 32 milioni di euro, superata di soli 10.000 euro da quella di Faber Five, la finanziaria di Fabrin, che ora ha 2 mesi per perfezionare l'acquisto.